pronto al raddoppio di Lidio. Loco li punta, si affida poi a Leroy, ancora Loco destro, non va. Bella l'esecuzione, molto rapido, bravo Loco, sembra in serata, sembra ispirato questa sera, perché ha anche indirizzato bene la palla, non è certo facile con questo terreno, e lui è riuscito a stoppare da di destro, a incrociare proprio sul primo paro. Purtroppo per lui la palla è uscita, ma comunque Peruzzi era sempre ben piazzato, esplosivo, il portiere era proteso con la mano, se la palla fosse andata nello specchio della porta avrebbe sicuramente presa. Patrice Loco, 27enne, poi Domi, Di Livio, sembra superiore alla Juventus a centrocampo, Zidane, Deschamps, verso Di Livio un po' corto però, può ripartire il pari con Raí, Guérin, Loco, cerca Deli Valdés, ancora Peruzzi molto attento, subito dimenticato l'infortunio di Parma, Peruzzi con una grande prestazione contro l'Atalanta. Torricelli, sponda per Ferrara, attenzione a questi disimpegni su questo terreno, Porrini, Pessotto. Buonissima la partita di Pessotto domenica scorsa contro l'Atalanta, e anche questa sera Pessotto si sta riproponendo molto bene, è timoroso nell'entrare verso Raí, che si sta spostando nell'ultimo minuti di gioco sulla sua parte, sulla parte destra, però fa bene perché con questo terreno proprio è difficile intercettare palla e andare addosso, si può essere dribblati con facilità. Quasi diciottesimo, sempre Juventus in vantaggio, la partita adesso però è più equilibrata sul rinvio di Peruzzi un po' corto, Di Livio alla caccia del pallone, Padovano, Zidane non riesce ad allungare, Guérin, Torricelli, più aggressivo il Paris Saint-Germain, ancora Guérin, ancora Torricelli, batte e ribatti, pallone poi direttamente sul fondo, pubblicità per noi. La rimessa di Le Guen verso Loco, subito due su di lui. Rimessa laterale ancora per i parigini sullo sfondo, Lippi, intanto ancora Torricelli, Zidane, rapido cerca Padovano, non lo trova, trova Le Guen, e a sua volta non trova Loco. Zidane gioca da prestigiatore come al solito, un giocatore che negli spazi stretti, nonostante la sua mole, ha un'agilità associata alle doti tecniche notevolissime. Tranquillo Lippi anche prima della partita. In effetti nell'allenamento di ieri sera la Juventus aveva destato un'ottima impressione, non vuol sentir parlare di crisi, Lippi ha parlato soltanto di un leggero appesantimento atletico dovuto alla preparazione dura del periodo natalizio, proiettata naturalmente verso la ripresa della Champions a marzo e il momento caldo del campionato appunto in primavera, quindi tutto previsto secondo i preparatori juventini. Scivola intanto Padovano, questo non era previsto, Raí recupera, attenzione a Guérin, l'apertura per Leroy che sparia da una parte all'altra, prova il cross, Porrini, Leroy, non si sa bene cosa abbia tentato. Ha tentato un tiro al volo però è improponibile, è difficile l'esecuzione, molto bene è scattato il contropiede juventino, peccato che Padovano non abbia visto, avrebbe Del Piero alle sue spalle, avrebbe potuto lasciar correre palle, Del Piero aveva un'autostrada che sarebbe arrivata di fronte alla mano. C'era anche Di Livio dalla parte opposta, conferma che il Paris Saint-Germain nel tentativo di recuperare, sbilanciando un po' troppo, Leroy, lo scambio, ancora Leroy, con il tocco di Porrini, Deschamps, grande ragioniere del centrocampo bianconero, Del Piero, butta Ngotti, scivolano tutte e due, l'arbitro ha visto anche un fallo di Ngotti, e c'è calcio di punizione per la Juventus, rivediamo. Fallo giusto, ha toccato, ha messo fuori tempo Del Piero, Ngotti con una spinta col braccio sinistro. Già debuttato in nazionale Ngotti, può giocare come dicevo sia in difesa che a centrocampo, già 16 gol in carriera per lui. Tacchinardi, proprio Ngotti, attenzione a Pessotto, ancora Tacchinardi lo aiuta, si fa vedere Del Piero, Algerino con sua decisione ma va a vuoto, Del Piero perde l'attimo, solo calcio d'angolo per lui. Perso l'attimo, ha tentato un colpo ritirando il pallone, qui Algerino ha dimostrato veramente la sua giovane inesperienza, anche non dovrebbe con questo terreno tentare l'anticipo, poteva essere una grande occasione per i bianconeri. Pessotto dalla bandierina, prende posizione Zidane, controllato da Le Guen che poi va alle parti di Del Piero, tutto è pronto, vedete Le Guen e Del Piero, un abbraccio tra i due, parte cross, pericolo Padovano, gol!
è il raddoppio, Padovano! È grandissimo il gol, è salito in cielo, in paradiso, è andato con il terzo tempo, ha staccato molto bene in anticipo sul primo palo, e sì che Ngotti e Leghe sono molto alti, fortissimi di testa, questo giocatore fa vedere proprio che oltre che alla velocità è andato in cielo, veramente ha superato Ngotti in anticipo e ha schiacciato molto bene. Rivediamo ancora Padovano, gran colpo di testa e comincia nel migliore dei modi la caccia al posto di Boxic, Michele Padovano, grande stacco, poi forse anche una deviazione dopo il suo colpo di testa di Ngotti. E un po' di merito va anche a Porrini che ha effettuato un blocco su Ngotti lasciando partire Padovano. Padovano quando ha preso il tempo al colore del Paris Saint-Germain, poi non c'è stato più nulla da fare per il Paris Saint-Germain. Allora, vedete la situazione, la Juventus sta vincendo meritatamente al Parco dei Principi 2-0 e siamo soltanto al 22esimo del primo tempo, veramente due colpi da KO della squadra di Lippi, ma il Paris Saint-Germain deve provare a reagire, non può permettersi figuracce cospetto del proprio pubblico già critico per gli ultimi rovesci prima della sosta del campionato, e quindi il Paris Saint-Germain che deve reagire in tutti i modi, la partita ancora aperta, ancora viva, anche qualche scintilla di troppo fino a questo momento. Sì, per assurdo il Paris Saint-Germain ha subito due reti su due calci piazzati, mentre come sta giocando in questo momento concede veramente il fianco alla Juventus, perché giocando così in maniera alta, senza pressare a centrocampo, dà possibilità di andare in contropiede bianconeri con facilità. Si è lamentato giustamente Del Piero, ancora un fallo su di lui, si riprende con Tacchinardi, poi Pessotto pronto al cross, eccolo, teso, colpo di testa ancora, ancora Padovano, molto bello lo stacco. Sì, agile, sempre pronto, tempista reattivo, è un giocatore che ha intravisto e vede la possibilità di un impiego in pianta stabile e non vuole lasciarsi perdere un'occasione così importante. Sesto gol ufficiale in questa stagione per lui, gol pesante questa sera, è una partita che naturalmente va letta nell'ottica dei 180 minuti, ma appunto con due gol realizzati in trasferta veramente la Juventus rischia di ipotecare già questa sera la Coppa. Brutto fallo su Tacchinardi da parte di Fournier. È giustissima l'ammonizione che va con l'arbitro, e Fournier qui ha fatto un'entrata a due piedi molto molto pericolosa. Ecco qua che rivediamo. Avrebbe potuto veramente fare male, anche rompere qualcosa. Non capisco come mai una partita che si è avviata su una strada anche non certo battagliera, di grinta. Questo fallo è assolutamente estemporaneo in un contesto di questo tipo. Ammonito Fournier, 24esimo primo tempo, Juventus 2, Paris Saint-Germain 0. Attenzione a Pessotto, però verso Padovano, buono il controllo e non riesce poi a girarsi. Algerino deve cercare di non perdere la testa, al Paris Saint-Germain, palla fuori, pubblicità per noi. Deschamps aggredito da Raí, perde palla, Ngotti riparte, vediamo se riesce a ragionare la squadra di Baze, Riccardo, attenzione a Fournier, De Ligoldè, stacco, Raí cerca Locò, falleziosa questa trama, anche se Raí si è trovato il pallone troppo sotto per tirare, Domi, Locò, tocca di Livio, Guérin, riapre, evitato il fuorigioco, Leroy, tiro cross! Beh, più un tiro con cross, fuori però. Sì, sicuramente tiro, non facile da quella posizione, però ha incrociato bene, calciato al volo, la palla l'ha fatta scendere proprio al momento giusto, l'ha tenuta molto bassa, raso terra, più di così, non certo non poteva fare. Beh, c'era un fuorigioco in questa azione, sicuramente nel mezzo, ed era quello di, credo, Raí, in mezzo all'area di rigore, però il Borini non ha alzato la bandierina. Tiro di Jérôme Leroy, 22 anni, compiuto a novembre. Altro prodotto del vivaio, poi è andato un anno in prestito a Laval, stanno il ritorno per Leroy. Attenzione a Zidane, Di Livio, malinteso con Del Piero che si era fermato. Ma giusta l'idea di Di Livio, lì Del Piero non doveva fermarsi, doveva tagliare e cercare la profondità. Pubblicità per noi. Prende Ferrara, Torricelli verso Del Piero, Zidane alimenta l'azione, scatta Padovano, cerca ancora Zidane, poi in controtempo recupera la coordinazione e poi va giù per l'intervento forse falloso, vediamo un po' cosa decide l'arbitro, soltanto calcio d'angolo
Molto bella però l'intesa Padovano-Zidane.